Terzani, scrittore, regista, giornalista, giramondo perché esploratore nel senso di voglioso di esplorare, e figlio di Tiziano. Che è stato padre, e maestro, e che credo abbia fatto crescere suo figlio letteralmente con la valigia sì. giusto? Sì, sì, è da quando due settimane sono in viaggio. E Tiziano Terzani. È un nome ben noto, potremmo però definirlo sicuramente giornalista, scrittore e giornalista di che razza. Eh? Ha raccontato da protagonista, non da osservatore, ma da protagonista, rischiando la propria pelle, eh, gli snodi importanti della storia per il settimanale tedesco Der Spiegel, coinvolgendo sempre anche la sua famiglia. E questo è una responsabilità, una cosa, un dono, ma anche un peso. Sai, ognuno ha solo la sua vita, specialmente quando sei bambino, non è che ti paragoni agli altri... Cioè, non... Era l'unica vita che conoscevo, sì che io ho fatto così sempre, eravamo in un paese, poi in un altro, poi in un altro. Io ho passato fino all'università, ero, ero all'estero, eravamo in Asia, per cui sono cresciuto sempre in qua e in là. Ma mi sembrava normale, questa era la vita e si faceva così. Ora vedo che gli altri generalmente sono più stanziari. Ehm, era anche molto interessante, no? già da bambino... Ti interessano le cose? Vedere il mondo è una cosa affascinante. Vedere il mondo e vederlo spiegato anche. Il mondo. Sì, spiegato, perché a casa nostra non, non, non ne scappavi, cioè era inesorabile. Mio babbo si parlava sempre del paese in cui eravamo, della politica, della cultura, cioè non. Non, non esisteva parlare di, di quello che si mangiava, quello era proibito. Bisognava sempre parlare dei massimi sistemi fin da quando eravamo piccoli, e, e specialmente delle culture in cui eravamo. Per cui ci, ci portava in giro, non è che solo si viveva nella capitale di un paese spesso ci toglieva da scuola e ci portava in giro per la Cina o in giro per le Filippine a vedere le battaglie de, de, dei Galli no? o a vedere le antiche rovine di Angkor in Cambogia cioè ci teneva moltissimo a esporci alle diverse culture e questa vastità di orizzonti che affascina affascina anche in questo libro che, che, che ha scritto che è la sintesi di un altro libro che racconta il dialogo proprio prima di morire tra, tra lei e suo padre, un lungo dialogo no? in cui si fanno un po' i conti reciprocamente, sì. anche i conti delle reciproche autonomie e libertà. Perché è una domanda che credo le avranno fatto migliaia di volte, ma in un bilancio tra quello che ha ricevuto da suo padre e invece quanto le è pesato affermare una sua indipendenza, una sua autonomia, che equilibrio ha trovato? In verità nessuno me l'ha fatta così la domanda per cui ci devo pensare. È naturale che il padre dica al figlio quello che deve fare. È naturale che il figlio si ribelli, no? Cioè, se no, non funziona. Però eh, tutto questo l'abbiamo fatto, queste dinamiche le abbiamo attraversate. E per esempio, dopo 16, 17, 18 anni diventa veramente difficile. Naturalmente, la, la, la natura è costruita così, diventa difficile convivere. E infatti, sono andato poi all'università in Inghilterra e non dovevo più stare a casa a discutere su ogni cosa. Quando invece, eh, avevo già un po' più di 30 anni, quando mio babbo mi ha scritto che stava morendo e se avevo voglia di tornare a casa, ho detto, se vuoi torna a casa e fammi tutte le domande che vuoi e io ti risponderò sinceramente e si fa un ultimo dialogo, no? Ecco, questa cosa mi ha subito interessato moltissimo e a questo punto ero pronto a tornare a casa e chiacchierare e, e ho visto anche che mio padre aveva veramente capito tantissime cose cioè, aveva fatto un percorso che mi ha stupito anche a me da, da suo figlio io gli ultimi suoi anni non l'ho visti benissimo perché lui si era, aveva preso il cancro e aveva deciso prima di, di, ha cercato di curarsi come tutti, tutti fanno però a un certo punto ha capito che qui non, non era possibile, che la malattia che lui voleva curare era la mortalità e quella non si cura. Per cui ha deciso di fare un altro percorso, di cercare di accettarla e di andarci dritto verso questa cosa. Era andato a vivere su sull'Himalaya in India, no? in un posto bellissimo a 3.000 metri da cui si vedeva. Sotto proprio le nuvole del Monsone erano sotto, era così in alto che c'aveva una vista pazzesca sul mondo e viveva lì solo. C'era un, un signore indiano che viveva vicino, il vecchio, e loro si, si trovavano benissimo e ragionavano dei massimi sistemi. E piano piano, piano la sua visione del, del mondo è, è ampliata enormemente. Infatti, dalla sua ha scritto poi Le Lettere contro la guerra, che era un libro pazzesco. Cioè, io che leggevo questo libro e dicevo ma come ha fatto mio babbo arrivare a questa concezione, a questa calma, a questa serenità da cui vedi le cose dall'alto? no Credo che abbia cambiato anche la sua concezione della vita e l'accettazione della morte, questo dialogo con suo padre. Eh sì, eh, perché, perché eh, se qualcuno riesce a non avere paura della morte, cosa si può fare più di così? No? è la cosa ovviamente che fa più paura di tutto nel nostro mondo, è la cosa più sconosciuta. Per definizione la morte è quella cosa che più non conosciamo. Per cui se uno riesce a far pace con quello ha capito qualcosa. E io volevo capire questa cosa. Però se è una persona lontana non sai come. se è il tuo babbo gli puoi fare le domande. E allora ci avevamo due o tre mesi, non si sapeva quanto tempo ci avevamo. Ci siamo messi lì eh, a. Siamo, siamo nei boschi incontrati. fatati dell'Orsigna, sì. dove è cresciuto lei, dove è cresciuto il suo babbo e dove ha scelto di andare a morire poi, no? Sì, sì. Un locale. Himalaya locale. L'Himalaya locale, la sua piccola Himalaya lo chiamava, cioè lui ha vissuto 30 anni in Asia, no? Lui non è che è andato a fare un viaggio in Asia, non è che è andato a coprire un attimo una, una guerra in Asia e poi è tornato qui, no? Lui ha preso tutta la famiglia quando noi eravamo piccolissimi. Si è ci siamo trasferiti in Asia con la mamma e mia sorella e c'è stato 30 anni 30 anni a conoscere gli altri conoscere l'altro il punto di vista dell'altro la cultura dell'altro per poi spiegarlo a noi scriveva per la Repubblica per il Corriere della Sera poi per Der Spiegel per cui lui vedeva la missione del giornalista quella di conoscere l'altro essere gli occhi e cercare la verità Girare per il mondo alla ricerca della verità. E lei invece, come ha pensato di cercarla la verità? Ma io in maniera abbastanza simile, stranamente, cioè io mi sento molto simile a mio babbo. Cioè, posso presentarmi in maniera diversa, avere modi di fare un po' diversi, però essenzialmente la direzione è la stessa. Eh, mi piacciono le stesse cose, per quello che alla fine l'ultimo dialogo lo fa con me. Perché ci si capiva? Perché quando mio babbo viveva nell'Himalaya, io stavo girando con gli asceti indiani per l'Himalaya e stavo imparando ad andare scalzo per i boschi e vivere nelle grotte e fare il bagno nei fiumi. E per cui eravamo molto vicini, infatti, spesso diceva a mio babbo: Perché non fai quest'ultimo passo dove ti spogli di tutto e vai. Perché questa affascinazione per l'Oriente? Folco è una fuga dalla nostra realtà e misantropia e delusione delle certezze del modo di guardare occidentale? O che cosa? No, credo che ehm, è un'affinità proprio, no? Cioè, mio babbo aveva questo grandissimo interesse per la Cina. Quello che l'ha portato a lui in Oriente è che lui è cresciuto un ragazzo povero e allora aveva un se forte senso dell'ingiustizia. Un povero può sentire che è ingiusto al mondo. E allora eh, da giovane si ribellava contro questa ingiustizia, diceva loro perché sì e io no, no. E poi eh, ha visto la guerra in Vietnam, che era la grande guerra del, del tempo, come adesso magari sarà l'Ucraina o come ci sono state altre guerre. Però all'epoca c'avevano il Vietnam, che era questa grande guerra tra... Il popolo vietnamita, come lui diceva, poveri e magri contro questa macchina della guerra che gli veniva addosso. E allora lui stava per i poveri, per i deboli. E la cosa incredibile è che ha visto Davide battere Golia, cioè i poveri, i deboli, i magri, i, 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 i fucili a scoppio hanno battuto i, Poi i ha visto Davide trasformarsi a sua volta in Golia. Esattamente, no? e poi ha visto la grandissima delusione che anche quando vinci una guerra, anche quando vinci una guerra che ti pareva giusta alla fine i, 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 è come il 1984 di Orwell, no? dove i, i maiali prendono il potere dagli umani e poi diventano, si trasformano in umani, e cioè diventano la stessa cosa che, di quello che hanno combattuto. e Allora c'è una grande delusione, perché dici anche se i buoni prendono il potere diventano cattivi a loro volta. però allora questo, tutto non serve a niente. fa sì che suo padre, e credo quindi anche lei, eh, Siate stati anche magari forzatamente anti-ideologici, nel senso che poi gli schiaffi della storia sì. ti obbligano a fare i conti. C'è gente che tutta la vita rimane ideologica, eh, con una teoria in testa, anche se non suffragata dalla realtà. Ma quando sente parlare di suo padre come di un maestro spirituale o di un guru, che reazioni ha? Allora, vorrei. La prima parte mi trovo molto interessante eh. questo dell'ideologia. Ideolo... Dell no? Noi siamo molto buffi perché. Ci identifichiamo ancora magari a volte con la sinistra o la destra, però è assolutamente assurdo eh, votare solo per una parte o un'altra, vuol dire non ascoltare, cioè noi non dobbiamo essere da una parte o dall'altra, l'unico modo in cui il nostro sistema può funzionare è se c'è un'alternanza, è ovvio se esistono due poli che abbiamo bisogno di tutte e due e non ha senso identificarsi con una, un lato e sempre stare da quella parte vuol dire non ascoltare nemmeno le ragioni degli altri per cui ci deve essere una flessibilità ci deve essere una capacità di capire anche l'opposto e di cambiare anche idea di cambiare certamente davanti alle cose allora quando eh, mio babbo è partito è giovane comunista cioè comunista no ma di sinistra e poi dopo vede che non funziona perché noi siamo andati a vivere in Cina. Lui mamma, eravamo tra i primissimi a, a tornare a vivere in una Cina che era stata chiusa. Ci ha mandato a me e a mia sorella in una scuola cinese. Dove dovevate fare i saluti al partito tutte le mattine? Sì, È sì, stata sì. una crudeltà, diciamocelo. Sì, è stata una crudeltà da cui ho imparato tantissimo, è stato anche bello, Be cioè, sono quelle le esperienze che ti insegnano, i veri insegnamenti della vita sono le cose difficili, se stai sempre davanti alla televisione o a giocare ai giochini o anche a giocare a pallone non è che è il grandissimo insegnamento, le vere grandi cose sono quando sono un po' più difficili le situazioni e quella era una situazione difficile. Però abbiamo visto anche noi da bambini che il sistema comunista non era questa bellissima cosa, si viveva male in quella situazione. Però mi hai fatto poi la domanda su... su eh... Il papà guru, no? Santone, sì. che credo sia un po' insomma inquietante, destabilizzante vederlo trasformato così. E il tuo babbo, tu lo conoscevi? Sì, però in verità lui non è mai stato guru e santone. Cioè sembrava un attimo, cioè aveva questa bella barba bianca, no? poteva sembrare barbo natale, poi si è sempre vestito di bianco da quando era giovane, eh, ma eh, non, non ha mai fatto quel ruolo assolutamente, nel senso che eh, ha sempre vissuto in Asia, era sempre lontano, faceva sempre il giornalista, era sempre attaccato alla verità, ai fatti, alle storie. Le storie che lui tirava fuori erano della sua propria vita, la sua esperienza, si era molto concreto, molto laico in quel senso. È veramente affascinante leggere. Eh, leggere le sue letture, leggere la sua voglia di conoscere, la sua curiosità veramente ehm, vogliosa, avida proprio, e, mh, e anche il suo modo di fare giornalismo, eh, che credo sia stata la molla di tutta la sua vita sempre, sì. no? di questo raccontare le cose che vedeva, oggi non esiste più, cioè lui non è mai stato in un albergo a leggere le agenzie, a tradurle. Infatti mi viene chiesto spesso cosa fare, avrebbe detto lui no ora e ora questo io non lo posso assolutamente sapere e dire... Però sicuramente eh, anche nel libro è chiarissimo, come dici, come racconta il suo bisogno di andare a, a conoscere le ragioni degli altri. E allora è molto importante ancora il ruolo del giornalista, sarebbe importante perché non possiamo tutti andare in questo momento in Ucraina o in Russia o dove c'è da andare nel mondo, per cui ci vogliono delle persone che siano i nostri occhi e che vanno... A vedere e raccontarci il punto di vista degli altri, non dei nostri. Non si può continuare a giudicare gli altri dal nostro punto di vista. Perché, se no, dove si trova il compromesso? Dove si trova la mediazione? No? Bisogna capire bene l'altro, bisogna ascoltare. Bisogna ci sono con situazioni empatia. in cui la storia ci ha messo di fronte, in cui eh, c'era poco da capire, voglio dire, io non avrei avuto nessun interesse a conoscere le ragioni di Hitler. Ma allora... E anche, neanche quelle di -Cimin, ecco. È vero, però anche i cristiani avevano pochissimo interesse a conoscere le ragioni dei musulmani. Eppure San Francesco ha preso e è andato. Eh, ci vogliono dei personaggi che sono al di sopra di tu noi tutti siamo persone normali che non siamo capaci perché l'altro è proprio il mostro e non vogliamo sapere le ragioni e poi ci sono questi personaggi che arrivano innocenti e scalzi con un bel sorriso e attraversano le linee del nemico e il nemico li rispetta perché vedono che questa è una persona superiore è super parties e ti vuole anche bene a te o li uccidono o li rispettano o dipende. li uccidono o li rispettano e questa è la forza di queste persone perché si fanno uccidere però di persone che hanno il coraggio di farsi uccidere, vedo che ce ne sono tante, perché anche in Ucraina c'è un, un coraggio evidente: persone che sono disposte a farsi uccidere, però invece di farsi uccidere armati, farsi uccidere non armati è tutta un'altra cosa. E lì era la forza di Gandhi, no? Il mio babbo, infatti, alla fine di questa vita in cui riflette veramente profondamente su come funziona una vita, come fare una vita, se vedi il personaggio che più tira fuori come possibile modello verso quale sarebbe andato se avesse ancora più tempo, è Gandhi. Gandhi è l'unica persona che rappresenta nel mondo moderno una cosa oltre, è una specie di... perché uno dice Gandhi è indiano, ci vuole quella cultura lì per fare la non violenza, noi quella cultura non l'abbiamo, ma non è vero, dietro Gandhi c'è Gesù. È evidente che il senso di Gandhi è quella non violenza che è il, è il cuore della cri del cristiano, no? E Folco Terzani è stato per un anno alla casa dei morenti, invitato a fare questa esperienza da Madre Teresa, un altro personaggio no? che è sopra sì, le vicende sopra, della Sopra, Infatti, anche Madre Teresa era una meraviglia, no? Io sono andato in India perché volevo seguire gli asceti indiani e poi ho detto, faccio un attimo, vado un attimo a vedere Madre Teresa. Era un momento in cui mi guardavo in giro nel mondo e non niente mi convinceva, come magari anche adesso per molti giovani uno si guarda in giro e dice: Ma dove sono gli esempi belli? Fammi vedere qualcosa che è veramente bello, o una persona che mi sta dicendo la verità, o, o, o una persona che posso sentire che qui c'è una direzione che va verso qualcosa di positivo, no? Che dà un senso alla mia vita. Sì, che dà un senso, un, un senso profondo, non solo il senso che ora devo guadagnare per poi mangiare, perché alla fine da mangiare c'è poca roba che e e ti basterebbe e questo l'India lo insegna bene. Per cui volevo vedere, ho detto, boh, parlavano di questa signora che viveva a Calcutta, dicevano che era una santa, io dicevo, i santi cosa sono? Ma esistono o non esistono i santi? Che fanno i santi? Sì che così, molto ignorantemente, sono andato a Calcutta e ho bussato alla porta detto, e mi ha aperto una suorina, ha detto che vuoi, Io ho detto io vorrei parlare con Madre Teresa. E dopo cinque minuti ero davanti a Madre Teresa, che è già una cosa straordinaria, ti fa già vedere che è un altro tipo di persona, no? e lei ha detto, sì sì, non farmi tante domande, io incominciavo a farle delle domande sulla vita, ciò cioè che fare, non farmi tante domande, vai a lavorare nella casa dei, dei morenti. E allora sono andata a lavorare nella casa dei morenti, volevo starci una settimana, due settimane, ci sono stato un quasi un anno e mi ha completamente trasformato il modo di vedere le cose, perché lei appunto seguiva quel filone lì, no? Lei il suo... Maestro, il, anche la sua regola l'ha presa da San Francesco, che poi l'ha presa da quell'altro. Insomma, c'è un, 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 un filo qui. E io spererei che anche nella chiesa di oggi, o, o chi segue comunque un po' un, questo pensiero spirituale, emerga qualcuno ora qualcuno che ci dia una direzione perché non si può sempre rispondere eh, alla guerra in, con l'altra guerra. Quello va benissimo per il mondo profano, ma il mondo religioso deve tirare fuori qualcos'altro. San Francesco faceva così, era quel personaggio che taglia attraverso tutte le logiche, e di, ma anche Giovanna d'Arco taglia attraverso la logica e di un tratto no, una ragazzina cambia le sorti dei paesi. Ecco, quasi ci vuole una cosa del genere al momento. Io spero che qualcuno fra i ragazzi si svegli e dica no, questo non ha senso, io vado e parte a piedi, arriva e chissà. Senta, ehm, Folco, ehm, c'è una parte molto bella in cui emerge la figura della mamma, eh, che colpisce perché sicuramente una donna libera, una donna mh, nuova, moderna rispetto a tante donne, compagne di uomini di quell'età, eh, che ha lasciato un'enorme libertà. Sì. Quindi un amore di 47 anni insieme, sì, sì. fino all'ultimo secondo di vita, eh, nella totale libertà e nel rispetto dei desideri del babbo. Sì, è stata inusuale la mamma in questo. Cioè, mia mamma è tedesca e allora eh, forse è un po' meno chioccia, no? Cioè, lascia anche spingeva mio babbo anche a fare le cose difficili diceva te ne hai bisogno quando un giorno l'ha portata e l'ha messo su un aereo l'ultimo aereo, aereo no? per, aereo per ritornare in Vietnam quando stavano per vincere le truppe comuniste c'era il rischio che, face che facevano un massacro e lui diceva io ci devo essere perché questa è la fine di una storia che io ho seguito il mio cuore è in quella storia però ho paura di andare e lei ha detto, te prendi quell'aereo e te ci vai, perché io preferisco che te muori là che se passare il resto della tua vita con, a rimorso. Dire io, con rimorso che ci saresti dovuto andare. E lui ci è andato e quello gli ha fatto di lui un grande giornalista, dice lui. Quel, quel gesto lì gli ha, ha cambiato la vita. Allora lui le era sempre grato perché lei lo spingeva a fare la cosa giusta per lui. Senta, eh, lei ha scelto come suo padre di andare a vivere nei boschi, nelle montagne dell'Orsigna. Mm? E anche qui, che scelta è? È una scelta di rifiuto della modernità? O perché in montagna? Lei lo dice, eh, ma voglio che me lo spieghi meglio: si cerca di più Dio, o quindi la risposta della vita? Mm. O tutte e due? Allora, mio babbo verso la fine si interessava alla natura, però lui essenzialmente ha vissuto una vita di giornalismo, di politica, di capitali e di capire come funzionavano i sistemi anche eh, appunto politici del mondo, no? le strutture di potere. E verso la fine si è interessato sempre più alla natura, però alla fine era la fine. Ora si vede che mentre quella generazione prima... Ci questo grande problema del, della politica. Il nuovo grande problema è il nostro rapporto con la natura. Ma all'epoca non c'era Greta, non era ancora nata quando mio babbo è morto. Sembra assurdo, ma è così. Per cui, queste nuove, queste nuove problematiche invece io le sento estremamente mie. Per cui, mentre mi piace molto il pensiero di, di mio babbo e mi ha dato moltissime dritte, lo bisogna portarlo avanti e declinarlo in, nelle situazioni nuove che si stanno, che si stanno formando. No? Io sento un'enorme ehm, vicinanza alla natura, per me la natura è l'unica maestra di cui mi fido, non mi fido più dei maestri umani, non ne, non ne trovo più. Ehm, per cui il, il libro che io leggo è la natura, e per quello che sono voluto andare a vivere in natura e, e ho portato tutta la famiglia, cioè ci tenevo moltissimo anche con mia moglie, questa è stata una discussione molto importante, ma dico... Vorrei che almeno la prima maestra dei nostri bambini fosse la natura. E poi dopo è normale che dovranno andare in città e conoscere tutta la modernità, ma questa fa parte dell'evoluzione. Però all'inizio voglio che vedano questa purezza. Voglio che vedano le nuvole, vogliono che vedano le stagioni, che, che, che viene la neve, che godere della neve, capire che le farfalle ora escono, dai, dai, capire questo... Ascoltare le storie degli animali che scrive papà? Sì. Se ascoltare le storie, cioè, è un, un po' quello che ha detto ha ragione, è una ricerca di, di, di Dio, no? Perché è, è, se non si fa, manifesta in quello, in cosa si deve manifestare? Per cui guard, poter essere molto vicino a quella cosa prima di essere vicino a tutti i discorsi umani e tutte, tutte le distrazioni. Ma è solo per i suoi figli o anche per lei? Per me è per me più che per i miei figli, per me è importantissimo. E siccome c'è bisogno di trovare un pensiero nuovo perché davvero se no non sappiamo più su cosa orientarci, io dico proviamoci. Cioè ci, ci, ci sottraiamo da tutto per un po' e cerchiamo di vedere una cosa noi con i nostri propri occhi, non di cercarlo ancora nei libri o nei film o nelle, nelle, nelle app. Beh, i anche i propri... film e i libri aiutano a capire un pochino, però ce ne sono troppi adesso c'è troppa informazione, ci sono troppi stimoli lo stimuli. dice chi fa film e chi scrive assolutamente, io credo dovrebbero smettere non c'è più, più bisogno di arte, c'è troppo è il rumore, specialmente c'è troppa musica c'è com... tutto sempre tappezzato da questo rumore per cui bisogna rifare pulito e andare o nel deserto, o nel mare, o nella montagna la montagna funziona bene perché ci sono poche persone in montagna e stare lì in quel silenzio, ascoltare la pioggia e vedere di ritrovare... Io passo molto tempo col sole, no? lo, La mattina quando arriva lo saluto, la sera quando va. Cioè capire questo rapporto col sole che è la cosa più grande. Cioè, il sole non è Dio ovviamente, no? Però l'uomo da tanto ha pensato che il sole è una specie di Dio. Perché? Perché è la cosa più grande che c'è. La cosa più grande che noi conosciamo che è, è chiaramente influenza completamente il nostro mondo. Per cui ritrovare questi contatti qui da lì cercare di trovare una nuova idea che vale la pena portare perché sennò è inutile parlare se uno non ha se quel... sennò è solo rumore per cui passare degli anni a cercare, ascoltare, a guardare e vedere se viene qualcosa e se non viene a me arriverà qualcun altro e che ben venga che qualcuno porti qualcosa invece io una musica gliela devo chiedere perché credo che ci sia musica che non è rumore e che ci aiuta a pensare allora io alla musica non, io non ascolto più la musica praticamente, ascolto il canto degli uccellini, c è, c è il, il, um, ascolto il nostro fiume che parla continuamente, sopra di quello ci sono le note degli uccellini, e poi le note dei grilli, e poi arriva il vento, e poi e il più bello di tutte è quando arriva la pioggia. Così che quello è quello a cui io ascolterei e <ride> inviterei tutti a ascoltare molto la natura e non le nostre costruzioni. <ride> Grazie, Folco. Grazie.